tutto inizia l'1-1 del 2001. L'incremento demografico diventa l'importuno, assimilabile a un aumento prima prematuro, da segnale di rallentamento per questo futuro. Accadde 8 mesi dopo lì che era mattina, ricordo le notizie grandi dentro la cucina. Crollano le torri, è un attentato, ogni gruppo terroristico, un aereo dirottato ed è repentiva reazione degli americani, con gli occhi ancora chiusi e caccia talebani, terreni montuosi nascosti più di Provenzano, con in mezzo tanti morti che ancora non li contiamo. 2002 gennaio inizia la circolazione, unite le monete in un'unica soluzione. 2003 gli Stati Uniti invadono, scoppia la seconda guerra del Golfo e ancora combattono. E il giorno dopo del Natale detto Salvatore, l'intero oceano indiano prima ne che dopo muore. Ringrazia il Signore che si venda che vuoi tua, sarà la sua risposta a questa fine preventiva. Il successore non mi piace, meglio votare Obama, con l'aiuto di Obey la speranza la reclama. Crolla la borsa, ma è dopo l'insediamento e le scorie del Giappone, quelle ce le porta e vende Navy Seals, scovano e uccidono Bin Laden. Berlusconi si è dimesso finalmente, e che diamine, è stato eletto Monti per curarci tutti i conti. Sembra una favoletta, a me non me la racconti.